Ciao, in questo video per farti vedere come funziona il mio ebook basso e batteria, andiamo a prendere uno dei 20 riff di canzoni famose e andiamo a vedere come dovremmo studiarlo parte per parte. Allora, quello che ti trovi è questa videata, The Final Countdown degli Europe, cioè il giro di base. Come prima cosa facciamo partire il video e andiamo a vedere le note che dobbiamo suonarle, come dobbiamo suonarle e con che ritmo dobbiamo suonarle. Quindi anche se non sei bravo a leggere la musica o non conosci bene i tasti del basso, nel video vieni direzionato Le completamente. note sono Fa diesis, corda di Mi tasto 2. Poi andiamo a Re, corda di La tasto 5. Ci arriviamo con un Do diesis, se guardate a fine della battuta. Fa diesis, Do diesis, Re. Adesso vado un po' avanti veloce, però poi faccio vedere anche il ritmo e lo contiamo anche insieme. Quando è ben chiaro sul basso più o meno ti viene, allora andiamo ad analizzare cosa fa la batteria. Poi, tra l'altro, lo spiego anche nel video cosa fa la batteria, ma qua lo vediamo anche visivamente. Quindi hai la batteria, il ritmo, il groove di batteria che gira e tu puoi esercitarti sopra. Proviamo ad ascoltarne un pezzo. E qua andiamo a suonarci sopra, dura 1 minuto, 2 minuti. Una volta che va bene anche questo, allora abbiamo due audio, uno più lento, 100 bpm, e l'altro alla velocità della canzone che è 118. In ogni audio, anche qua sono lunghi un paio di minuti, 3 minuti, quindi molto lunghi, tu li fai partire e poi puoi continuare a suonarci sopra perché è un esercizio. Ci sarà sempre due giri in cui c'è il basso che suona il groove, poi il basso sparisce sia nella versione lenta che in quella veloce. Sparisce e tu puoi continuare a suonare e sarai tu col tuo basso che devi reggere su il groove. Proviamo ad ascoltare quello lento. Secondo giro. Attenzione. Qua è andato via il basso. Queste sono delle versioni in cui sì, la batteria l'ho programmata e elettronica, deve avere la cassa molto alta perché poi andiamo a interfacciarci soprattutto con la cassa. E poi c'è una chitarra acustica che fa il riff, qua ce ne sono addirittura due, tutte registrate da me che seguono perfettamente l'andamento del gruppo. Una volta che ti senti sicuro a 100, allora poi lo portiamo a 118. Anche qua, due giri con il basso, poi il basso va via. Ok? Spero di averti dato qualche informazione e averti un po' chiarito com'è questo metodo. Ci sono 20 canzoni diverse. Vai sul mio sito, guarda l'elenco e vedi se può fare per te per i tuoi studi. Grazie, ciao, a presto.